Immagino che voi siate stati tutti grandi, fortemente preoccupati del fatto che non c'era una legge elettorale in Italia, non avete dormito di notte finché non approvavano l'italico. Quindi, se invece di impiegare quel Parlamento per approvare una legge elettorale che non ci permetterà di scegliere i nostri rappresentanti perché li sceglieranno i partiti, fra parentesi, noi collaudaremo in Veneto per la prima volta nella storia, grazie al sottoscritto, il 31 maggio, la nuova legge elettorale che non avrà più un paracadutato dei partiti, cioè eleggeremo noi tutti i nostri rappresentanti. Ecco, bene. Allora, noi non eravamo preoccupati dell'italicum, però se invece di preoccuparsi di approvare questa legge a suoni di colpi di fiducia avessero deciso di inasprire le pene, noi avremmo almeno la certezza che se tu rompi le palle vai in galera. Negli Stati Uniti, se guidi in stato di ebbrezza, una notte, due notti, te le fai in galera, intanto guardi, vedi le ragnatele, capisci come sono inferriate, vedi il mondo da dentro e non da fuori, e ti fai un'idea di come potrebbe passare la tua vita se rompi le palle. Qui da noi non si va in galera. Addirittura ogni anno di pena che hai, se non lo sapete, per la legge italiana di questo Parlamento, hai un abbono di 6 mesi di pena. Quindi se tu hai 3 anni, te ne fai 2 in galera e sei già finito, ma con 3 anni non si va in galera, quindi non andrai mai in galera, ma neanche con 4. Qui hanno tutti l'infanzia difficile, qua hanno avuto tutti i problemi. E noi siamo per l'inasprimento delle pene, a costo zero, per mettere in galera i cittadini. Ci dicono che le carceri sono sovraffollate. Facciamo nuove carceri, non abbiamo mica problemi. Magari apriamo le nuove carceri che abbiamo fatto che non stiamo utilizzando. Voi sapete che abbiamo nuove carceri realizzate che non stiamo utilizzando. E poi posso dire, il 65% della popolazione carceraria è immigrato, vanno in galera a casa loro. Visto e considerato che abbiamo un governo che ci dice che ha grandi relazioni internazionali. Se tu hai grandi relazioni internazionali, chiami il tuo compare dell'Albania e gli dici, senti, avremo cosa, 50.000 albanesi in galera, e li mando a casa, vanno gli albanesi, siamo sicuri che gli albanesi, te li mando a casa, anche perché il giorno, un po' in distorsione, anche perché il giorno che questi escono dalla galera, noi siamo sicuri che non sono diventati degli angeli, no? Noi insomma vorremmo vivere tranquilli e anche e soprattutto, proprio quello che diciamo dalla regione, noi vogliamo far omologare un fatto, che si debba vivere in case con l'inferiate, con 3-4 livelli di antifurto, con le guardie giurate, con tutte queste robe, perché sarà anche da pirla, da povera, da gente da poco, ma noi insomma eravamo quantomeno abituati ad avere anche le porte aperte nelle case, giusto? Quindi, guardate, stamattina a Oderzo ho incontrato Pellicciari, ve lo ricordate Pellicciari? Ho incontrato lui, lei, la figlia e il figlio della scuola. Fate fatto che Pellicciari mi sono solo occupami e c'era anche Firmino, giusto? Perché dopo c'è grandi progetti, però i Pellicciari se non ci fossero stati noi. Però io quando li vedo mi viene sempre in mente quello che è accaduto. Cioè quei disgraziati che quella notte sono entrati in quella casa, hanno devastato 2 anziani, massacrati ed ammazzati, e ancora stavamo lì a disquisire se erano da difendere, non difendere, se uno c'era piccato il campanello di casa, se cadro era andato dentro, se quello c'era massa giovane, ora dobbiamo stare attenti perché il giovane aveva avuto... Hanno ammazzato 2 persone in un paese civile, questi ragionamenti qua non si fanno, questo è il tema vero. Io penso che questo sia il significato di quello che vogliamo far noi. Per noi legalità, rigore e soprattutto rispetto delle regole è fondamentale, ma non lo dice solo la regione, lo dicono anche i tanti sindaci che sono qua stasera. Nel nostro progetto, ve lo dico poi velocemente, così a volo d'uccello, dopo se qualcuno ha domande da fare forse è anche meglio, noi sapete che abbiamo tentato di mettere mani alla sanità e penso che possiate rilevare che abbiamo impreso in mano una sanità che comunque non è che viaggiava a 100,
E siamo coloro, ad esempio, che hanno la responsabilità di aver aperto gli ospedali di notte. Vi ricordo che grazie a noi, solo noi, il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, gli ospedali sono aperti di notte e i nostri cittadini, unici in Italia, possono andare a farsi le risonanze, le radiografie, le ecografie di notte. A me sembra che questo sia un segnale di un cambiamento che abbiamo dato. La lotta alle liste d'attesa, la volontà di pensare che la sanità sia una sanità per tutti. Sanità per noi, la sanità per noi non è una partita da poco, eh? Sono 75 ospedali, 94.000 dipendenti, 80 milioni di prestazioni sanitarie erogate tutti gli anni. Quindi quando parliamo di sanità parliamo della vita di tutti i nostri cittadini. Parliamo del fatto, come dico sempre io ai miei dirigenti, non venitemi a parlare degli standard e altre robe, io voglio vedere l'età media che si alza. Oggi i maschi in Veneto hanno 82 anni e 3 mesi, il prossimo anno dovranno avere almeno 82 anni, 3 mesi e un giorno, perché sennò vuol dire che abbiamo fallito. Il modello di sanità che noi abbiamo disegnato è un modello che già abbiamo iniziato a costruire. Oh, se fa così, scusate, è difficile trovare se un foglio scritto. Il modello di sanità che abbiamo scritto è un modello che è scritto su misura per i nostri cittadini. Pensiamo al fatto di avere ospedali sempre più specializzati, professionisti che siano sempre più interessati a una parte particolare della sanità, pensare che il cittadino non debba ridursi sempre ad andare al pronto soccorso se è un'emergenza, ma attivare fino in fondo le medicine di gruppo in collaborazione con i medici di base, quindi H24 far trovare un medico, un infermiere, ed è un accordo che già abbiamo firmato e ne esistono già 100 in Veneto e supereremo le 300 e quindi è già una realtà. Pensare che il futuro dei nostri ospedali è avere degli ospedali senza letto, visto e considerato che la vera sfida è deospedalizzare, vi lascio solo un dato, l'ospedalizzazione media in Veneto di 7 giorni, vuol dire che un cittadino che mediamente resta 7 giorni a letto in un ospedale, l'ospedalizzazione media per la stessa malattia, per la stessa patologia, in altre parti d'Italia, voi immaginate quali sono, è di 30 giorni, vuol dire che con la stessa malattia si sta 4 volte di più in quel letto d'ospedale, con costi maggiori, con qualità delle cure peggiori. Prova ne sia che le regioni che hanno buchi della sanità sono regioni che poi esportano malati. Quest'anno noi chiudiamo il nostro bilancio sanitario con un ingresso di cittadini da fuori regione che ci porta un bilancio di 320 milioni di euro. Quindi vuol dire che siamo bravi a curare, al punto tale che anche gli altri vengono a curarsi qui da noi. Ma la Moretti lo sa, sarà qualcosa? Ovvio! Ovvio! Ovvio poi... Mi sentite? Sì. Ovvio poi che la partita è una partita... È la discoteca. Prova. Mi dice di alzare qui. Ecco qua. Ovvio poi che... Quando si parla di 80 milioni di prestazioni, vuol dire che comunque i numeri sono alti, qualcosa può anche non funzionare. Però vorrei ricordare, ve lo dico solo per farvi capire che rivoluzione sta mettendo in piedi, e lo dico alle signore ad esempio, che questa regione da quando ci siamo noi ha messo in piedi in regione 5 centri in regione di breast unit, che vuol dire di unità senologiche, dove ad esempio una signora che ha un sospetto, che so, di un nodulo sospetto al seno, viene presa in carico, non deve peregrinare come accade nelle altre regioni da un ambulatorio o quell'altro, viene seguita fino alla cura definitiva. Prova ne sia che siamo talmente bravi che l'85% dei cancri alla mammella un esito positivo, cioè la cura in Veneto è una realtà. E le altre regioni... Nelle altre regioni la mortalità per una patologia come questa è molto alta perché l'organizzazione, la voglia di investire e quello che abbiamo portato dà i suoi frutti. Ovviamente siamo stati anche l'amministrazione che ha avuto il coraggio di investire in tecnologie, avete visto sicuramente spesso nei giornali e in TV in questi 5 anni che abbiamo inaugurato macchinari fantascientifici, non alla sanità, i robot che operano l'addome, maestre,
Vicenza, Treviso. Abbiamo addirittura comprato una macchina che opera il cervello in maniera robotizzata, cioè fa una mappatura informatica della scatola cranica, la apre, addirittura dei pazienti vengono svegliati e gli si fa suonare il piano, gli si fa disegnare per vedere se i segnali elettrici sono, perché voi sapete che non c'è il dolore rispetto al tema del cervello. E questa macchina, pensate, ce la paghiamo, costa un fracasso di soldi, ce ne sono solo due al mondo, ce la paghiamo con la migrazione sanitaria, cioè con chi viene da fuori e paga il conto e fa in modo che i veneti vengano curati gratis.